Parliamo in questo video di forze elastiche, è un nuovo argomento, rientrano le forze elastiche nella categoria sicuramente delle forze di contatto e hanno origine dalla deformazione di un corpo. Quando si parla di deformazione si parla ovviamente di elasticità di un corpo, che però è valida per qualsiasi tipo di corpo, quindi non immaginatevi solamente di parlare di elasticità solamente facendo riferimento ad una molla, della quale ovviamente parleremo e sarà la protagonista di questo video e dei prossimi. Però parlare di elasticità significa parlare di qualsiasi di altri corpi, per esempio il pavimento nel quale io mi trovo. Io sopra di esso sto comunque deformandolo. Se io mi siedo su una sedia, nel momento in cui mi siedo io, non perché sia pesante, no, indipendentemente dal mio peso, io vado a deformare la mia sedia. Nel momento in cui io mi alzo dalla mia sedia per andarmene, la sedia tende comunque a ritornare nella posizione in cui si trovava all'inizio, che poi vedremo, chiameremo posizione a riposo, posizione iniziale. Nel parlare ovviamente di forze elastiche e di elasticità di un corpo non possiamo, come detto, non parlare di una molla. Supponiamo di considerare una molla di estremi, supponiamo A e B, e supponiamo che la lunghezza iniziale di questa molla, che è chiamata lunghezza a riposo, sia L con 0, eccola qua, lunghezza iniziale di questa molla. Cosa possiamo fare? Beh, supponiamo di, ad esempio, ai capi A e B di questa molla, di produrre un allungamento, quindi di estendere questa molla. Beh, nel momento in cui noi andiamo a estendere, che succede? Adesso non prendete in considerazione tanto il riferimento, il disegno non è importante, ma supponiamo di estendere, quindi di allungare la nostra molla. Ma che succede? Se l'allunghiamo, ovviamente la lunghezza di questa molla non sarà più L con 0, ma sarà una nuova lunghezza che possiamo indicare con L grande, no? Eccola qua. Ma che succede nel momento in cui noi la allunghiamo? Tenendo presente che in questo caso, come abbiamo visto nel caso della fune, della corda, la massa della molla è assolutamente trascurabile. Nel momento in cui noi produciamo un allungamento di questa molla, si sviluppano ai capi, ai B, due forze di, come posso chiamarle, due forze di richiamo che tendono a far ritornare la molla nella sua posizione di equilibrio iniziale, nella sua posizione a riposo. E le chiamiamo, eccole qui, no? Le chiamiamo F con A ed F con B. Eccole qua, vedete? Sono due forze che comunque tendono a riportare la molla nella posizione che aveva all'inizio. Bene, questo accade comunque anche, lo vedremo dopo, nel caso in cui si produce una compressione alla molla, ma quello che ci interessa è, ma se volessimo a questo punto applicare il secondo principio della dinamica a questa situazione, che non è più una situazione di equilibrio a riposo, ma è una situazione che noi abbiamo, come dire, perturbato, cioè che noi abbiamo modificato, perché abbiamo prodotto, abbiamo allungato questa molla, Intanto, prima di applicare il secondo principio della dinamica, andiamo a fare un attimo un parallelo, un paragone fra la lunghezza che la molla aveva all'inizio e la lunghezza che la molla ha adesso, attualmente, L. Come si può fare? Beh, si può parlare di un allungamento che si può indicare con delta L, che è la differenza tra la lunghezza che adesso ha la molla e quella che aveva all'inizio, la lunghezza di riposo, L meno L con 0. E come detto, se volessimo applicare il secondo principio della dinamica, cosa succederebbe? Succederebbe che il secondo principio è che la sommatoria, lo sappiamo, la risultante delle forze sappiamo essere pari a m per a, ma in questo caso con m cosa potremmo scrivere? Potremmo scrivere che abbiamo fa meno fb nell'altro verso, vedete che le forze sono dirette nella stessa direzione ma con versi uguali e contrari. Questo è uguale a 0, però perché è uguale a 0? Perché m è l'm della molla, che supponiamo essere trascurabile, quindi nullo. 0 per a è 0, dal punto di vista scalare verrebbe così. Quindi troviamo in pratica che, vedete, che le due forze che si sviluppano agli estremi, che tendono comunque, sono forze di richiamo, che tendono a richiamare, a riportare la molla nella posizione iniziale, sono uguali. Questa forza comune la possiamo chiamare proprio forza elastica, che risulta essere direttamente proporzionale a questo allungamento delta L secondo una costante K chiamata costante elastica. Quindi F elastica, forza elastica uguale K per delta L, è la cosiddetta legge di
Hook, scritto in questo modo, che sicuramente conoscete, avete sentito, a cui è dovuto appunto lo studio e l'approfondimento appunto sulle molle, ecco qua. K è una costante elastica che si misura in newton fratto metro, metri ovviamente è un'unità di misura dell'allungamento e dell'elemento del contrario, quindi appunto la forza elastica sarà misurabile, ovviamente, come essendo una forza, comunque una forza di contatto, una forza in newton. Come detto, se volessimo invece produrre una compressione, cioè se noi considerassimo sempre la molla iniziale, quella lì di estremi AB, ma se volessimo invece di allungarla, quindi di estenderla, volessimo operare una compressione, quindi volessimo comprimerla, beh, in questo caso avremmo una situazione di questo tipo invece, no? Se la andremo a comprimere. Chiaramente anche qui avremo forze che si sviluppano in questo modo questa volta, quindi F con B ed F con A, no? Dove questi sono sempre gli estremi A e B. Forze che tendono comunque, vedete, a riportare la molla nella posizione di equilibrio L contro. Questa è sempre L, una posizione, e nelle condizioni è sempre delta L, che questa volta non è definibile come allungamento, ma come compressione. Fatto questo discorso, che ci dice come, che è molto simile al discorso che abbiamo fatto nel caso della corda, quando abbiamo parlato di tensione di una corda, tensione di una fune, possiamo parlare in questo video, e così concludiamo, poi nel prossimo proseguiremo, di una prima configurazione, chiamata configurazione parallelo. E per farlo abbandoniamo, dunque sostituiamo i due estremi A e B con i quali abbiamo indicato la molla di prima, con, supponiamo, due belle masse. Una massa A, che mettiamo a sinistra, alla quale colleghiamo due molle, eccole qua, vedete? E entrambe, anche se collegate ad un'altra massa, B. Quindi in pratica le masse M con A e M con B vanno a sostituire gli estremi A e B di prima. La situazione è una situazione di quiete, di equilibrio, perché abbiamo due masse B alle quali sono attaccate queste due molle, supponiamo di costanti elastiche entrambe, rispettivamente K1 e K2, e aventi la stessa, attenzione, dico la stessa lunghezza a riposo, quindi L con 0 è la lunghezza iniziale sia di una che dell'altra molla. Bene, a questo punto però succede che, cosa succede? Succede che il sistema inizialmente, ripeto, è in quiete. Supponiamo di spostare, ad esempio, ma si può fare in entrambi i casi, io faccio un esempio qui, assolutamente, un esempio, spostare questa massa è B verso destra. Nel momento in cui noi spostiamo la massa, si allungano, si produce un allungamento delle di entrambe le molle che sono attaccate sia a B che ad A. Che succede a questo punto, nel momento in cui io sposto verso destra, quindi questa è una nuova situazione, no? Non è più una situazione di equilibrio. Succede che le due molle avranno una nuova lunghezza, no? Che sarà anche qui la stessa di entrambe, L. E quindi, attenzione, che possiamo dire che delta L1, l'allungamento della quella di sud, della prima, sarà L meno L0, ma anche delta L2 sarà sempre L meno L0, perché comunque no, chiamiamo L1 e L2 i due allungamenti, ma L1 uguale L1 e L2 sono gli stessi, quindi delta L1 e delta L2, i due allungamenti indicati come L1 meno L0 e L2 meno L0, sono gli stessi comunque. Ma non solo, ma si sviluppano, vedete, come facevamo il discorso di prima, delle forze di richiamo, quelle che chiamiamo, questa è F con 1, questa è F con 2, che tendono chiaramente, che diciamo che lavorano insieme queste due forze, no? Sono forze alleate, possiamo dire, che tendono comunque a riportare la molla nella le due molle nella posizione iniziale, la posizione che aveva all'inizio. Ma dobbiamo anche fare il solito discorso in ottica terzo principio della dinamica, perché ci sono anche le forze da questa parte qua, no? Forza uguale, ecco qua, quindi se F con 1 è così, ci sarà un F con 1 diretta così e anche un F con 2 diretta così. E lo sto discorso, il medesimo discorso si può ripetere per la massa A. Ma adesso cosa possiamo dire? Possiamo dire che se volessimo calcolarla, se volessimo calcolare le forze, queste due forze, F con 1 e F con 2, beh, in un caso avremmo che F con 1 dal punto di vista sempre scalare ovviamente, e sarebbe K1 per delta L. Ripeto, posso
dire che delta L è lo stesso, quindi delta L è L meno L0, perché L e L0 sono gli stessi sia per uno che per l'altra molla. Così come F con 2 è un K2 per delta L. Ma visto che abbiamo detto che queste due forze qui sono due forze alleate, potremmo considerare una sorta di configurazione parallelo che vale, quindi vale e valida, solamente se l'ipotesi è che la lunghezza a riposo delle due molle è la stessa, così come è la stessa la lunghezza, l'allungamento L, quindi l'allungamento delta L è lo stesso per tutte e due. Quindi attenzione, la possiamo applicare solo in questo caso. Quindi si potrebbe considerare una configurazione cosiddetta globale, configurazione equivalente, nella quale potremmo avere sempre la massa A e qui un'unica grande molla. Eccola qua. Di costante elastica. Kp la possiamo chiamare, che poi vedremo il K parallelo, data proprio perché siccome le due forze sono comunque equivalenti, sono due forze alleate e quindi equivalenti, potremmo sommarle e dire che F1 più F2 è pari a K1 delta L più K2 delta L, ma raccogliendo delta L adesso è fattore comune, vedete che si trova come F1 più F2, che poi chiameremo, eccola qua, F totale. E ovviamente per il caso specifico ci deve essere anche una F diretta in questo modo, dall'altra parte. Vedete? Eccola. E F totale è la somma di F1 più F2, ma che risulta essere pari a, guardate, K1 più K2 per delta L. E lo vedremo, questo è KP per delta L, vedete? Ecco qui. Quindi la configurazione parallelo può essere applicata anche per più molle, quindi ci potrebbero essere 4-5 molle, quindi K1 più K2 più K3 più K4 più K5. L'importante è che le ipotesi fondamentali siano quelle che la lunghezza a riposo e l'equazione di tutte le molle presenti, diciamo disposte in parallelo, disposte in questo modo, quindi ce ne potrebbero essere anche più di due, sia la stessa. E deve essere lo stesso, ovviamente, poi l'allungamento che viene prodotto, spostando per esempio in questo caso la massa B verso destra. Quindi F totale pari proprio, che pari in questo caso a F1 più F2, forze alleate che tendono comunque a riavvicinare, a riportare, ovviamente forze di riavvicinamento tendono a riportare le due molle nella posizione di equilibrio, è pari proprio a K con 1 più K con 2 per delta L, cioè in pratica è pari a KP per delta L. Questa è la prima configurazione che abbiamo visto, che si può vedere nel caso di due molle, ma nel caso di n molle disposte così in parallelo, così possiamo chiamare. Nel prossimo video vedremo appunto la configurazione serie invece, che è un'altra ancora, e poi continueremo a parlare di forze elastiche e arriveremo fino a parlare dei vari tipi di oscillazioni che poi ci serviranno anche per altri argomenti. Non perdetevi quindi il prossimo video nel quale parleremo ancora di molle e in particolare di configurazione serie. Ciao a tutti, non perdetevelo.